Allora, siamo qui con Valeria Strano, che non ha bisogno di presentazioni. Oggi vincitrice qui al Giro del Morto, e uguale come nel 2018, se non sbaglio. Sì, 3 anni fa più o meno. Sì, poi sì. Col fatto poi, sì, 2020 non c'è stato. Questi anni un po' così per le gare, quindi ci siamo un po' persi per strada con le date. E la prima gara dopo Ampugnano hai fatto ancora qualcosa? La prima? No, è stata la mia prima gara, quindi la mia gara di rientro dopo la maratona di Ampugnano che ho corso ad aprile. E ho deciso poi dopo di fermarmi un po', quindi non ho più fatto gare, non mi sono neanche allenata, anche se vado a correre tutti i giorni. Poi tra l'altro sono venuta ad abitare da poco qui. Infatti immaginavo, quindi questo giro lo farai anche d'allenamento. Giro lo faccio quasi sempre, però in gara è un'altra cosa, perché in gara tirare su ste salite è faticoso. Se lo dici tu, pensa anche gli altri. È duretta, però qua è bellissimo, poi ci sono tutti amici, quindi non potevo mancare oggi, quindi sono felicissima di essere stata qui anche questa edizione. Bene, tra l'altro è una delle gare che ho visto, insomma, ultimamente, almeno nei dintorni, più partecipata rispetto, sì, insomma, alla media. Sì, c'era tantissima gente, sarà perché uno ha voglia di riprendere finalmente una normalità, e quindi ho visto tanta gente felice, allegra, tanti amici che si ritrovano e corrono insieme. E ora la domanda che ti avranno fatto mille volte: ora cosa fai? Hai progetti? Diciamo che è un work in progress, sto valutando varie cose. Bene, comunque sempre relative, insomma, la corsa ci sarà sempre. No, la corsa ci sarà sempre, ovvio che l'attività agonistica finisce, cioè è finita, perché comunque 45 anni è dura tenere certi ritmi, per cui io avevo già deciso di smettere con Tokyo 2020 sperando di poter partecipare alle Olimpiadi. Poi vabbè, come sappiamo nel 2020 c'è stato un blocco mondiale, quindi ho ancora tirato nel 2021, ma adesso direi basta. L'attività agonistica più faticosa la voglio finire, e comunque non smetterò mai di correre, continuerò a fare queste gare e magari, che ne so, qualche altra gara, montagna, trail, che mi piacciono tanto. Ah, bene. No, ma così correre... ti vedremo anche in altri ambiti, sì, in cose diverse. Dico sempre, non smetterò mai di correre se il fisico me lo permette, però di allenarmi e fare certi allenamenti, sì, no, adesso sono proprio in un'altra fase della mia vita sportiva, per cui con più calma. Bene, allora vedremo poi cosa ci riservi. Bene, e ci vedremo anche qua. Ritorno alle mie origini tappascione. Insomma, detto da te un po', va bene. Va bene, ti ringrazio. Ciao a tutti. Ciao.